dietro un oggetto recuperato, un box di bambino calato in strada, un mobile, una suppellettile. Dietro i relitti di uno spaventoso naufragio ci sono le storie del Friuli che non verranno mai raccontate. C'è la memoria di qualcosa che è stato e se n'è andato via in una sera, nello spazio di un attimo. Passati già alcuni giorni dal sisma, ma non è mutato il quadro delle operazioni e nel Friuli, ormai popolato di tende, tende dell'assistenza pubblica e degli aiuti internazionali, ma anche tende di superstiti, non si è affievolito l'impegno. Solo si vanno modificando gli obiettivi. Tutto il Friuli è come una ferita che deve lentamente rimarginarsi. Ora ogni sforzo è per coloro che sono rimasti. Gli altri mancheranno definitivamente all'appello. Ora c'è da pensare ai vivi, ora che sembra definitivamente aggiornato il numero dei morti, civili e militari di leva di stanza nel Friuli. Gli aiuti basteranno per tutti, ma bisognerà comunque disciplinarli, organizzarli, orientarli, dosarli, perché non è mai troppa l'esperienza di fronte a catastrofi sempre più grandi. Questa volta però, dopo aver raccolto i suoi sforzi, lo Stato lascerà al Friuli la responsabilità e il diritto di amministrarli, senza paternalistiche imposizioni, ma nel pieno rispetto delle autonomie locali. Intanto sono nati altri problemi, tutti collegati all'assistenza più immediata alle popolazioni colpite. Bisogna eliminare il pericolo di epidemie, contagi, malattie. Bisogna mettere ordine persino nella solidarietà. Bisogna assicurare la sopravvivenza per poter garantire la vita e fare in modo che essa possa ridiventare normale. Queste non sono tende di profughi, sono le posizioni avanzate di un fronte a ridosso delle macerie, dove il Friuli ha già ripreso a convivere con i propri drammi. Accanto ai vigili del fuoco si sono fatti più numerosi i volontari. Catene di braccia che sembrano smontare pezzo a pezzo le rovine per cavarne ancora la speranza o il coraggio di guardare in faccia la realtà. Thank you.
sguardi rimasti fissi nel vuoto, a indicare dove si potrebbe scavare, cercare ancora. Volti disfatti dal pianto. Fra poco affiorerà una donna ancora in vita. Il lavoro si è fermato come ogni volta al cospetto della morte. Le macerie restituiranno il corpo martoriato di un militare. Sono le ultime drammatiche immagini del Friuli. Poi il terremoto non consegnerà più le sue vittime e sarà inutile cercarle, annegate per sempre nelle rovine. Certo, sulle macerie bisognerà ricostruire per riprendere a vivere, ma intanto è già difficile il congedo dalla morte. Intanto, nel vasto spazio silenzioso di un cimitero, dove il cordoglio ufficiale si mescola alla pena dei sopravvissuti, una messa celebra i caduti di una guerra che non ha vincitori, ma poveri corpi dove cercare qualcuno da piangere, i brandelli di una famiglia che non c'è più e forse non affiorerà mai dalle pietre.